Una zona turistica, una via di accesso come un largo sottopasso molto trafficato e centrale e l'usura del tempo che inevitabilmente sull'infrastruttura segna il suo scorrere e così anno dopo anno si accumulano gli interventi necessari per ripristinare lo sfaldamento del cemento, reintegrare e manutenere le caditorie e dare una rinfrescata alle pareti. Di fronte a questa necessità i cittadini hanno due strade da percorrere. Una è quella della segnalazione, della denuncia, della richiesta pressante di intervento da parte degli organi competenti per ripristinare lo status originale dell'opera e così ridare lustro alla zona e non rassegnarsi al degrado e all'usura. Oppure prendere l'iniziativa, rimboccarsi le maniche e trovare il modo per essere parte attiva nella comunità. Siamo nel sottopasso di Torrette per un bel esempio di cittadinanza attiva e di cittadini che vogliono fare qualche cosa per il luogo dove abitano. Sì, come vi è venuta questa idea? L'idea mi è venuta mesi, come qualche anno che io già faccio dei lavori per i comuni, i giardini. Poi c'era questo sottopasso un po' così. Un giorno ho deciso, sono andato su in comune, ho parlato con gli ingegner Giangolini, gli ho detto vogliamo fare una cosa tutta sottopasso, vogliamo una sistemata? E lui mi ha detto purtroppo da noi lo sai come stanno le cose, e lui mi ha detto lo vuoi fare te? Io ho detto io come Città del Sole, perché come privato no, allora, se lo fai noi ti diamo il materiale e voi con un po' di manodopera, volontariato, sta facendo te lo. E mi ha fatto piacere, sono contento, anche il comune da quello che può dare, dovrebbe dare di più, però va bene lo stesso, noi siamo soddisfatti. Ho degli amici che mi aiutano, che fanno il volontariato. Mare qui, cosa volete fare? Adesso dobbiamo fare, pitturarlo tutto, dobbiamo fare anche il sotto qui il rosso, poi sistemare le ringhiere, tutto. Speriamo che diventi un buon lavoro, bello e accogliente per tutti. Ora anche le splendide opere in maiolica degli studenti, applicate e posizionate dalla stessa associazione di volontariato per decoro sulla struttura, risaltano e vengono valorizzate in tutto il loro splendore, a completare un bel esempio di cittadinanza attiva.